Ciao ragazze, nuovissimo video questo mese dei preferiti. Questo è un video per me nuovo perché non l'ho mai fatto e devo dire che ogni volta che finiva il mese avevo voglia di farne uno, solo che poi passavano i giorni e mi sembrava, diciamo, non molto carino metterlo a metà mese. E quindi oggi sono riuscita a tornare dopo una giornata particolare, una mattinata particolare, perché ho fatto le mie nuove riprese per per la mia make-up school, che saranno delle puntate per imparare a truccarsi in TV. E quindi, siccome ho un pochettino di tempo, ho pensato, ma sì, facciamo questo video, o la va o la spacca, e quindi adesso vi mostrerò i prodotti che in questo mese sono riuscita non solo a provare, ma potervi anche consigliare e avere poi, come sempre, un vostro parere. Allora, prima di tutto è ovvio che, e faccio giusto sempre come al solito la premessa, è facile che io abbia più prodotti di profumeria rispetto a quelli che ovviamente anche conoscete voi o rispetto anche a quelli di altre realtà. Sì, di profumeria, però anche proprio altre realtà, quindi è normale che io possa provare a avere più tempo di utilizzare prodotti che, tra virgolette, vendo io delle mie aziende, cioè delle marche con cui io diciamo ho a negozio, rispetto a quelle che non ho. Però mi piace anche provare quello che voi mi consigliate e quindi avere, ripeto, un vostro parere, un riscontro e vedere anche effettivamente se questi prodotti possono piacermi oppure meno. Allora, innanzitutto partiamo, diciamo, dalla fragranza, perché saranno divisi in tre diciamo sezioni, tra cui la prima è la fragranza. E in questo mese non solo ho ripreso e ho terminato questo della linea di Gucci by Gucci, eccolo qua, mi è piaciuto molto, l'avevo un po' lasciato perché io, devo dire la verità, ne ho 6 o 7 di profumi che mi piacciono e ve l'avevo detto anche inizio anno con un video dei miei preferiti o di un tag, non ricordo, e l'avevo ripreso e devo dire la verità, si vede perché è quasi proprio veramente finito, l'ho portato a termine e mi è piaciuto moltissimo questo di Gucci by Gucci, perché una fragranza la trovo speziata ma non eccessivamente intensa come diciamo proprio come nota. Le note predominanti non sono di quelle stufose che possono poi dare fastidio e quindi mi è piaciuta molto. E nel frattempo trovo una mia, diciamo, fragranza che avevo lasciato perché l'avevo terminata, poi non so perché non l'ho più rimessa, ma da un periodo sono ritornata ad utilizzarla, che è questa della linea di Chopard, eccolo qui, Cashmere, mi piace veramente moltissimo, veramente è ora al momento uno dei miei preferiti e lo metto tutti i giorni, la mattina e la sera, perché per me una donna deve essere caratterizzata anche dal suo profumo. Quindi personalmente per me non è sempre lo stesso e, tra virgolette, mi piace molto la donna che si rispecchia sempre in un'unica fragranza. Io ne avevo alcune, però col tempo anche sono cambiata riguardo questo e quindi, devo dire la verità, al momento sono fatta un po' così. Mi piacciono varie fragranze, tra cui al momento questa, quindi se non la conoscete andatela a provare perché è vanigliata e ha l'odore del, non del pulito, però di essere avvolta da qualche cosa. Ecco, questo mi dà quest'idea di questo profumo. Per quanto riguarda il viso, io al momento sto utilizzando la doppia pulizia nuova della linea di Sensai, che è una linea che uscirà come pulizia a maggio. Ho avuto modo di provarla quando ho fatto l'evento a febbraio ed è comunque, resta la mia preferita. Ne provo tante, voi lo sapete, posto anche tante foto su Facebook, provo anche altre aziende, però questa al momento, anche proprio come tipologia di linea, mi piace moltissimo. Ecco qui. Step 1 e step 2, non so se si riesce a vedere, voi le conoscete nel senso perché ve le ho spiegati. La fase 1 è per struccare, sciogliere il make up e il trucco, la fase 2 è per rimuovere l'olio, diciamo il detergente numero 1, e per poi levigare il viso. Questo ha una consistenza nuova perché il balm, eccola qua, forse si riesce a leggere, e ha una consistenza oleosa ma sottile, quindi è un balsamo e mi piace molto perché già avvolge la mia pelle e la deterge bene. Questo invece esce proprio come schiuma per i capelli, come se fosse una mousse, e la particolarità è che fa una schiuma bella saponosa, bella tipo schiuma da barba, quella da uomo. Ecco, questa esce alla stessa maniera. Poi un giorno, se vi fa piacere, vi farò un video sulla mia routine giornaliera
giornaliera, diciamo mattiniera e quella serale. Fatemi sapere se è una cosa che vi può piacere, vi può interessare. Quello che io faccio sempre è di mettere la data di inizio dei prodotti e vedere quanto mi durano, perché poi se ne utilizzo anche altri, ovviamente mi scoccia lasciarli aperti un poco di tempo e quindi so quando li utilizzo e quando poi finiscono. Per quanto riguarda il corpo, al momento sto utilizzando, e mi piace da morire, un mio preferito sicuramente assoluto, al momento quello della linea di Kiehl's bagno schiuma alla lavanda. Ecco, questo mi dà un po' una carica energetica quando faccio la doccia e ne uso sempre tantissimi e vari di bagno schiuma, però al momento posso dire che questo è uno dei miei preferiti, perché lo trovo fresco, poi fa una bellissima schiuma e anche all'aloe vera. Dopo devo sempre utilizzare l'idratante corpo, però questo mi piace moltissimo come fragranza, la trovo veramente primaverile. E infine, per quanto riguarda la cura, diciamo, del corpo viso, i miei preferiti sono quelli al momento per i capelli, quindi parliamo della, diciamo, della sezione dei capelli, la linea Goldwell, eccolo qui, la linea shampoo, ve l'avevo fatto vedere nella cura dei capelli, e la maschera della linea Goldwell, shampoo e maschera invernali. Questo mi piace moltissimo perché lascia questa fragranza praticamente proprio di vaniglia, di qualcosa di molto morbido, avvolgente, un po' come il profumo. La maschera, devo dire la verità, è a metà, perché io poi a questa ne alterno anche un'altra, ve l'avevo detto, quindi però devo dire che la utilizzerò almeno ancora per un po', perché poi nel cambio di stagione vorrò utilizzare qualcos'altro anche per poterli provare. Mi piace provare prodotti nuovi e soprattutto se avete anche voi quelli da consigliarmi. Quindi devo dire la verità, ecco, questo mi piace, è una linea per i capelli che mi è piaciuta moltissimo e sicuramente resta una delle mie preferite di questo ultimo periodo. Per quanto riguarda il make-up, ecco, ora passiamo al make-up, innanzitutto devo dire che mi piace, per quanto riguarda il viso, è arrivato al negozio la nuova BB cream di Dior, eccola qua, e la sto utilizzando moltissimo. Moltissimo quando sono, diciamo, al negozio la mattina per un trucco naturale molto veloce. Adesso che inizia a fare un po' più caldo, non amo mettere, diciamo, i fondotinta un po' più spessi, anche se non è ancora periodo di non utilizzare il fondotinta, ma questo sarà a giugno. Però la trovo veramente un effetto luminoso, perfettore del mio incarnato. Io utilizzo la 003 e mi piace veramente tantissimo. Quindi è al momento tra le BB quella che io più adoro in assoluto. Sto utilizzando moltissimo anche lo Stay Put della linea di Benefit, la base per gli occhi, e voi sapete, che l'avete vista nei miei video, che quando mi trucco utilizzo quella della linea di Sensai, la base palpebrale, ed è una delle mie preferite. Ma questa non posso dire che non mi sia piaciuta, anzi moltissimo, e infatti l'ho messa nei miei preferiti, perché oltre a creare, diciamo, una base agli ombretti, ha anche un effetto proprio di tipo correttore, di tipo correttivo, quindi anche questo effetto un po' beige che mi compatta meglio la zona palpebrale e l'arcata sopraccigliare. Volendo potrei mettere anche un velo di matita sfumato, un velo di ombretto e stop, e quindi mi piace veramente moltissimo. Per quanto riguarda gli occhi, trovo che al momento il mio preferito sia l'eyeliner Dior Show, eccolo qua, l'Art Pen, con questo pennino un po' particolare, fa una linea nerissima, molto ben definita. L'unica cosa che trovo, che purtroppo, non tingendosi ogni volta, ho paura che col tempo si asciuga, quindi il tratto diventa meno nero. Questa forse è l'unica pecca di questo eyeliner, però al momento è quello che, dopo quello di Sensai, che sempre resta, e voi lo sapete, l'avete visto forse in qualche mio video, in qualche mio tutorial, resta uno dei miei preferiti. E quindi eccolo qua. E per gli occhi, delle matite che io ovviamente non vendo, ma che mi sono state una regalata, ed è questa nera della linea di Zoeva, eccola qua, questa, e devo dire che è un nero intensissimo, molto molto resistente, che adesso sto utilizzando nella rimacigliare e mi piace molto. Rispetto alla Cool de Givenchy che avevo, non mi fa lacrimare molto gli occhi, è duratura e allo stesso tempo non mi asciuga, non mi disidrata, rispetto anche ad altre cool, tra cui anche quella di Givenchy, che mi piace moltissimo, ma che purtroppo a me ho dovuto un po' tralasciare. E mi sta piacendo la Dusty Smoke della linea Make Up, eccola qui,
che ho preso questo, diciamo, inverno quando sono stata ad Amsterdam, di questo grigio che non so se si riesce a vedere bene, ma ve lo sboccio. Eccolo qua, questo grigio metallizzato che mi piace molto. E io la vado a mettere sempre, diciamo, sotto la rima ciliare per non avere quell'effetto scuro di un nero che può un po' appesantire, e la trovo anche molto molto resistente, quindi nasce nei miei preferiti. E concludo sempre per gli occhi, come ultimo prodotto della linea sempre Make Up Store, l'eyeliner glitterato, che mi piace moltissimo, che lo utilizzo sia come a mo' di ombretto, sia a mo' di eyeliner sull'eyeliner nero, e adesso ve lo sbuccio sempre, e sono dei glitter veramente molto luminosi. Io l'avevo in un video qualche giorno fa che ho fatto, e è resistentissimo. Quello che mi piace molto è che se viene applicato sull'eyeliner non toglie l'eyeliner sotto, come altri che sono ad acqua che purtroppo tolgono l'eyeliner sotto, e questo personalmente non mi piace. Questo invece lo adoro, e quindi lo trovo uno dei miei preferiti utilizzati adesso in quest'ultimo periodo, che casomai vi consiglierei di utilizzare. Ultimo, per quanto riguarda le labbra, il lip conditioner idratante della linea di MAC, che è un idratante che io vado a mettere più volte durante la giornata in questo modo, e sento le labbra ben protette, idratate, e allo stesso tempo che non crea quell'effetto doppio appiccicoso che sulle labbra alcune volte dei gloss o comunque dei balsami mi danno fastidio. Questo ho trovato un buon anche qualità prezzo, perché diciamo costa ma non di più degli altri, e lo trovo anche comodo da tenere in borsa. Poi mi piace questo che è della linea di Ricky Martin, che ha fatto come fondo per diciamo l'AIDS, ve l'avevo detto, e quindi mi piace anche il packaging, e soprattutto moltissimo di questo prodotto la fragranza, che è un po' di mentolo, un po' canforato, un po' di vaniglia, quindi non mi dispiace. Quando lo metto sulle labbra mi sembra che abbia un buon sapore rispetto ad altri balsami che invece non ce li hanno proprio. Ultimissimo riguarda ovviamente make up, ma pennelli. Ultimamente vi ho fatto vedere, ho preso il pennello della cipria professionale di Make Up Forever, ed è questo. Mi piace moltissimo perché riesce a prendere tutto il viso ma applicando la cipria, o comunque stendendo la terra per tutto il viso, non certamente come camouflage o per un contouring assolutamente, però devo dire la verità, mi è piaciuto tanto. Poi le setole sono morbidissime, certo costa un po' di più rispetto ad un pennello classico, però devo dire, ecco, questo rispetto all'eyeliner che avevo preso, 100.000 volte meglio, e resta uno dei miei preferiti che sto utilizzando in quest'ultimo periodo, e quindi vi consiglierei casomai di provarlo. Bene ragazze, è stato un video mediamente lungo, ho cercato di essere quanto più veloce possibile, spero che vi sia stato utile, così avete visto i prodotti che sto utilizzando in questo periodo. Fatemi sapere quali sono i vostri, come sempre aspetto i vostri commenti, sapete già dove scrivermi, e io vi mando un bacio, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazze!